Su queste strade, se vorrai tornare ai nostri posti, ci troverai morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento, che si chiama ora e sempre Resistenza. Tra qualche giorno sarà il 25 aprile, vorrei che qualcuno mi sapesse, che qualcuno mi sa dire che cosa è il 25 aprile. Allora, che cos'è che si chiama? Il fascismo. Come? Il fascismo. Tanti dicono, è stato il giorno della liberazione, il popolo che, italiano si è liberato dall'antifascismo. E anche lì devo fare una correzione, perché il popolo italiano non è solo, perché era popolo, erano i fascisti e popolo erano gli antifascisti. E soprattutto ci sono due popoli che mi stanno a me. C'è il popolo degli sfruttati e il popolo degli sfruttatori. Allora io sto dalla parte dei popoli sfruttati, come stavo dalla parte mio padre, i miei zii, hanno dato la vita perché il popolo non fossero più popoli sfruttati, ma fossero tutti quanti più o meno alla pari. Questo non è successo, l'ho detto prima. Quando è nata questa Repubblica, è nata una Repubblica che dal sacrificio di mio padre e di tanti partigiani combattenti che hanno combattuto, e non solo partigiani, perché molti parlano dei partigiani e non parlano degli antifascisti che hanno lottato 20 anni contro il fascismo. Di Gramsci ci insegna che gli avvenimenti non accadano per opera di una ristretta minoranza, ma perché l'indifferenza della maggioranza lascia che accadano. Dobbiamo allora tutti metterci in gioco, usando legalità e fratellanza come strumenti per arrivare alla vera giustizia sociale. E il senso di questa giornata, io lo sottolineo sempre e credo che su questo siamo assolutamente tutti d'accordo, è quello di non chiuderci nel rito del ricordo, ma nella determinazione della memoria, che è una cosa molto diversa, perché la memoria è la consapevolezza e la capacità di analizzare e di rileggere il passato, quello che è stato, per trarne insegnamento. Ma la cosa importante è che noi dobbiamo continuare a combattere per essere coerenti con quello che è stata la lotta antifascista. Bisogna continuare a fare contro le ingiustizie, purtroppo delle ingiustizie ne abbiamo ancora tante, la democrazia è una cosa importante, però noi dobbiamo insistere perché ci sia poi giustizia per tutti quanti, e questo è quel compito che ci hanno lasciato quelli che hanno dato la vita per creare questo mondo migliore.